tu voliva bits, a bits, a bits. Stefano Miozzo domenica compirà 51 anni e li festeggerà in fiera all'interno di Agrifood. Sarà l'ospite dello stand della pizza in virtù del suo trionfo alla 27esima edizione dei campionati del mondo di pizza. Dal 1995 è primo pizzaiolo al Borgo di Palesella di Cerea e ieri sera a Parma ha guadagnato il primo posto nella categoria pizza classica, la più affollata e prestigiosa. Lo scorso anno alla stessa competizione aveva trionfato nella categoria pizza in pala con un impasto a base di amarone e anche stavolta il celebre rosso veronese ha regalato a Miozzo la medaglia d'oro. La pizza che ha portato in gara si chiama Il Cortile dei Nonni. Radicchio, petto di piccione al forno, foie gras scaloppato sono tra gli ingredienti che hanno affascinato i giurati. La cosa più difficile quest'anno è stata ripartecipare, riproporsi e riuscire a portare a casa ancora qualcosa, perciò era più facile rimanere a casa. Però ho voluto andare perché avevo delle sensazioni, ho portato ciò che volevo portare da sempre. La storia del pizzaiolo per due volte campione del mondo è quantomeno curiosa. Prima di dedicarsi agli impasti con acqua, sale e farina, Miozzo, poco più che ventenne, impastava sabbia, calce e cemento. La sua esperienza da muratore l'ha messa a frutto anche al Borgo di Cerea, dove si è costruito il forno principale della pizzeria. Del mio vecchio mestiere mi è rimasto l'impastare, che secondo me poi gli impasti sono proprio le fondamenta di tutto.